Vai, dai, veloce. Se vuoi fare la tua prima domanda, ti avviso che se la sbagli per i prossimi 2 anni non fai domanda. Grazie. No, scherzo. Prego. Scherzo, un secondo solo. Riprendiamo questa settimana. Allora. Ma adesso devi fare la giornata. Mannaggia. Vai. Allora, Elio, tutto sommato un punto guadagnato in quel di Pisa. Beh, sì. Un punto che ci teniamo stretto, è stata una partita sofferta, ma alla fine ce ne usciamo con un punto e va bene, dai. Prossima gara contro l'Avellino, per chiudere, come dire, il mese di dicembre, lo si farà con, mi pare dovrò fare la conta, però si può contare su un Capradossi con tanta personalità. Beh, la partita con l'Avellino sarà molto importante. Soprattutto, cioè, siamo in emergenza, ma ciò è un motivo in più per il gruppo e per la squadra di compattarsi e di cercare di vincere a tutti i costi questa partita importantissima. Elio, a Bari si dice nel guasto c'era giusto, un Bari decimato dagli infortuni, anche dall'assenza per squalifica, nel caso della difesa tu hai una chance importante in virtù purtroppo di questione di forza maggiore in difesa, però una chance importante finalmente per te. Beh sì, spero di sfruttare tutte le occasioni possibili che ho per mettermi in mostra e per aiutare la squadra. Poi adesso è inutile proiettarsi a gennaio, però nella tua situazione tu potresti essere, diciamo, il primo vero acquisto tra virgolette del mercato di gennaio. Un po' un valore aggiunto per questa squadra, anche in virtù delle qualità, insomma, di cui si parla per quanto riguarda la tua persona. Ma che sia un valore aggiunto o meno non starà a me dirlo. Sicuramente io sono un giocatore del Bari e proverò a far di tutto per dare una mano alla squadra. Senti, la del mercato dice ma non c'è niente di vero, nel senso che non sto assolutamente pensando a gennaio. Dobbiamo e devo focalizzarmi bene su queste ultime 3 partite e poi si vedrà, se ne parlerà più là. Senti, qual è il tuo bilancio finora di questa prima parte di stagione del Bari? Cioè, hai trovato lo spazio che ti aspettavi? Aver partecipato a tante tournée della nazionale ti ha un po' svantaggiato, anche per esempio per farti conoscere da Colantuono. Cioè, proviamo a tirare un bilancio di questa prima parte di stagione. Ma la nazionale non è mai uno svantaggio, è sempre un privilegio e un onore essere chiamati a rappresentare il proprio paese. E per quanto riguarda il mio bilancio, penso che comunque mi è servito molto tutta questa prima parte, questo mio primo approccio al professionismo, con una squadra con giocatori che chi più chi meno ha fatto grandi carriere, quindi diciamo che sono contento e ho avuto modo di crescere e spero di continuare a farlo. Senti, a 3 o a 4 cambia poco per te in difensiva? Ma sì, non ci sono grandi cambiamenti. È ovvio che ogni modo di giocare, ogni modulo va studiato e approfondito. Hai fatto di giocare a 3 o a 4? No, sempre a 4 abbiamo giocato. Allora, adesso non ci dice la gazzetta dello sport. Intanto, tu hai fatto 4-5 presenti, quante ne hai fatte? 5? 4. 4 presenti. 4. Oggettivamente ti aspettavi di più o no? Perché è chiaro che tu vieni e dici tutto quello che ho fatto mi è servito per l'esperienza, no? Anche la panchina, anche gli allenamenti servono per fare l'esperienza. Però poi, parliamoci chiaro, l'esperienza più grossa la fai sul campo, certo, quando hai di fronte delle difficoltà. Ti aspettavi di più da queste 4 presenze che poi non sono mai costate intere, insomma, no? Ma
ho detto, il mio, la mia scelta è comunque data da un percorso, quindi non sto qua a valutare se ho fatto 4, 5, 6 o 7 partite. Tutto è dettato su una crescita e ovviamente il campo ti aiuta a crescere più velocemente, quello sì. Ma credo e spero che ci sarà più spazio. Tu credi che questo sia il momento importante per te? Cioè adesso entri, giochi da titolare, questo è il momento di aprire la porta completamente? Cioè se convinci ora, poi magari non esci più? Ma quello non lo so, sicuramente non posso saperlo. Ogni occasione per me è d'oro e devo sfruttarla al massimo. Quindi se il mister deciderà di schierarmi, ovviamente come gli altri miei compagni dovrò cercare di dare il massimo. Sono sicuro che poi posso più di aver sornati tre, non è compreso te. Quindi se vogliamo essere molto prudenti lo siamo, però se non ti schiera adesso è dura. Poi con l'Antuono, voglio dire, finora non ha avuto la possibilità di schierarti anche perché ti ha visto poco, ma appena c'è stata l'occasione ti ha messo dentro, insomma. La cosa che ha colpito di te è che tu sembra che non abbia paura di niente, cioè hai una bella personalità per un ragazzo di 20 anni, cioè vai in campo anche nei momenti più delicati di una partita ed entri subito in partita. Finora non hai mostrato nessun tipo di perplessità. Allora quello che vogliamo capire è, sei tu così di carattere, ti senti sicuro, ti senti forte, ti senti pronto, perché non è facile andare in Serie B pronti via durante la partita, a mezz'ora dalla fine entri ed entri subito in partita. Cioè se avessi sbagliato saresti stato giustificabile, voglio dire, invece non hai sbagliato, sei entrato immediatamente nel vivo. Ma questo appunto fa parte, come le dicevo, della crescita. Comunque anche stando fuori bisogna sempre essere concentrati e tra virgolette stare in partita, e questa è una cosa che poi magari entrando, il calcio si sa quanto è imprevedibile, potresti ritrovarti stando comunque essendo concentrato e comunque cercare di dare una mano. Poi sono tutte grandi chance, perché se un minuto, 10 minuti, io essendo tra i più giovani devo cercare di sbagliare il meno possibile. C'è qualcuno che ti ha aiutato a crescere da quando sei nel calcio? Cioè una persona a cui devi dire grazie? Ma a livello di giocatori o... giocatori o allenatori o maestri, insomma qualcuno che ti ha aiutato a diventare adesso Capradossi, un giocatore di Serie B? Ma uno tra tutti ti direi Kevin Strootman, che con cui ho passato la maggior parte del mio tempo l'anno scorso, dato che abbiamo conciliato i nostri due infortuni al ginocchio. E io l'ho seguito e l'ho ammirato da molto vicino e mi ha aiutato veramente tanto sia a superare l'infortunio che a crescere come ragazzo, come persona, e soprattutto a capire cosa serve per arrivare nel calcio quello che conta. E qui nel Bari c'è un difensore che magari ti serve più degli altri come esempio, lo vedi, dici caspita, stai imparando molto da lui? Beh sì, abbiamo difensori molto forti, penso sia la difesa più forte del campionato. Quindi tra Moras, Di Cesare, Tonucci, ognuno ha quelle sue caratteristiche e consigli da darmi in modo che possa riceverli, apprenderli e cercare di prendere da ognuno la caratteristica che può completarmi di più. Di prendere il meglio. Tu sai che se dici che abbiamo la difesa più forte del campionato non giochi più. Ma secondo me abbiamo... Capradossi, insomma, la difesa più forte del campionato.
Capra d'Ossi, sì, se il mister mi reputerà pronto, sì. Ti senti all'altezza, insomma, la difesa più forte del campionato? E tu l'hai detto, mica sicuramente una delle più forti del campionato. Sì, ma lui dice come te, lascia stare che poi abbiamo preso, sì, abbiamo preso... No, ma... Non... di qualche ex allenatore dopo sì, Pisa. Qualcuno che ti ha visto magari per complimentarsi per la prestazione. Ma per quanto riguarda Roma ho sentito Balzeretti che si occupa dei prestiti e lo sento dopo ogni partita e niente, mi ha fatto i complimenti così, ma lo sento spesso. Il tuo obiettivo qual è, Elio? Cioè tu cresci a Bari per tornare a Roma e fare il titolare della Roma? Qual è? Dove vuoi arrivare? Che mi pare che tu abbia le idee abbastanza chiare, no? Dove vuoi arrivare? Qual è? Dove hai fissato il punto di arrivo? Guarda, è difficile fissare un punto d'arrivo. Come ogni giocatore vorrei arrivare al top, ma ognuno c'ha il suo percorso e il percorso è dato da tutte le stagioni che fai, da come le fai, e sì, ma quindi sicuramente non posso prefissare. Ma adesso non è questo a cui sto pensando, nel senso io penso a fare bene qua, poi quello che verrà, è ovvio. Quello che verrà, verrà. Intanto bisogna pensare adesso, senza illudersi. Sì, senza illudersi o farsi mille sogni, quando poi bisogna focalizzarsi sulla realtà effettiva e cercare di dare il meglio. Tu sei tu hai fratelli, sorelle, hai... Sì, figli, due fratelli. Due fratelli? Sì. Giocano? No. Più piccoli? Uno più grande e uno non gioca. Cioè uno più grande, uno più piccolo, ma... E vabbè, per passione, mi è sempre piaciuto sin da piccolo. E mio padre lo stesso mi è sempre stato dietro, mi ha sempre dato la possibilità di proseguire questa mia passione. E da lì, tra i vari campi, da vicino a casa, piano piano... Ma nasci difensore tu? Diciamo di sì. Piccola parentesi, quando ero più piccolo da centrocampo, ma poi crescendo mi sono spostato in difesa. Quanto ti ha aiutato l'esperienza anche in nazionale con l'Under-20? Secondo me ne sei il capitano, è comunque un contesto internazionale, ti misuri con coetanei insomma di tutta Europa anche in queste ultime castagne di Italia. No, ma la nazionale è un valore aggiunto per ogni ragazzo. Quanto ti dà? Sì, perché ti dà, è un grande onore innanzitutto e ti dà veramente la possibilità di confrontarti con altre nazionali, con altre tipologie di calcio, in partite comunque vere, dove hai un modo in più per confrontarti e per cercare di vincere, come sempre. No, assolutamente prematuro. Sai, mi ha colpito una cosa leggendo la tua storia di padre dell'anno scorso. Tu ti sei fatto male in autunno, mi pare, no? Sì, settembre, sì. Hai beccato un brutto infortunio, sei mesi fuori. Dopodiché la tua squadra era impegnata nelle finali della primavera. Arrivano in finale e tu giochi la finale. Allora, non è andata esattamente così. Com'è andata? Ho fatto l'infortunio, poi ho fatto due presenze, una ad aprile subito dopo l'infortunio e una a maggio. Sì. Sì, sono riuscito a recuperare e poi ho fatto tutte le tre partite delle finali. Quindi ho fatto. Sei riuscito a rientrare in tempo? Sì. Sì, sono riuscito a rientrare in tempo appunto per fare le finali e poi
e poi è andata bene, abbiamo vinto. Quella è la cosa più bella che ti è riuscita nel calcio, no? Mi pare c'è la più grande soddisfazione. Beh sì, è stata un'emozione importante, sì, perché specialmente perché veniva da un anno difficile, inoltre con compagni con cui sono cresciuto e non ero mai riuscito a farlo nel mio percorso giovanile, quindi è stata veramente una cosa bella. Papà De Rossi che ti ha dato come insegnamento? Beh, mi ha dato tanto, ho fatto parecchi anni con lui, ho fatto almeno sui 3-4 anni, quindi diciamo che mi ha cresciuto per quei 3 anni a livello calcistico tantissimo, come tra l'altro tanti altri miei compagni di squadra. E niente, penso che continuerà a farlo perché è bravo e ci sa fare molto con i giovani e con i ragazzi. Se non sbaglio, noi abbiamo il tecnico che è romano, sì. Sabelli che è romano, non so se c'è qualche altro romano nella squadra, se è nato a Roma quantomeno. Sì, ci stanno. Ci stanno altri romani. Come si trova in mezzo a tutti questi romani che sono anche poi personaggi importanti del Bari? Vabbè, mi trovo bene, ma vengo da Roma, quindi sono abituato. Romanesca è più facile per te, ti aiuta il fatto di avere un allenatore romano. Ma guarda, perché ce l'avevi pure prima? Sì. Sempre romano. Diciamo che è indifferente, nel senso. È la stessa cosa. Sì, cioè, non ci sono sì, sì. In più, no, assolutamente no. Ovvio che il romano è più tendente a scherzare, a ridere, a scherzare, quindi questa è la caratteristica che si riscontra di più in un romano, ed è quella... Ecco, un colantuno può comprare una difesa dei romani, no? Una difesa, perché anche lì c'è... Sì, Valerio, sì, anche Valerio, sì, sì, sì. Beh sì, è uno degli aspetti positivi, quindi perché non partire da questo, certo. Ripeto, è uno dei punti forti della squadra. La squadra in questo momento, ripeto, siamo in un momento di emergenza, ma comunque dobbiamo cercare di prendere tutto il meglio, ma non solo dalla difesa, ma da tutti i reparti, per cercare di chiudere questo 2016 nel migliore dei modi. C'è stato un lavoro non molto accurato sull'intera fase difensiva e da parte di Colantuno per arrivare a questo risultato? Beh sì, certo. Cioè ci lavoriamo molto, ma come lavoriamo anche sulle altre cose, quindi non è che ci concentriamo solo sulla difesa, non vorrei far passare questo messaggio. Ovvio, cioè, ovvio, bisognerà vedere quale sarà. Ti stai prendendo in giro, perché dice, ti sta prendendo in giro. No, nel calcio, nel calcio mai dare per scontate le cose, no, questa... Per me non bisogna dar scontato nulla, quindi... No, io dico che, a parte tutto, la cosa che mi dispiace è, in assoluto, avendo visto, ma insieme anche ai colleghi, non è che la penso solo io così, adesso noi aspettiamo solo conferme da te, perché il tuo valore l'hai dimostrato, si tratta di confermarti. La cosa che mi dispiace è che entri da titolare in un momento di estrema emergenza. Questa è la cosa che mi dispiace. Avrei voluto vederti in una difesa... quantomeno più completa, no? Questa oggettivamente è una difesa qualsiasi sia, però voi tre siete. Certo, abbiamo squalificati, infortunati, quindi è ovvio che. Insomma, quindi si tratta adesso
nella maggiore difficoltà deve venire fuori anche, ecco, come hai detto prima tu, un motivo in più per fare bene, per compattarsi. Sì, per compattarci e in primis devono darci una mano i tifosi e spero che ci sia uno stadio pieno che in modo tale che ci dia la giusta carica per vincere questa partita. Grazie. Finito, ok, va bene? Qua sono i tuoi tifosi, fai l'appello a venire allo stadio a darvi quella mano là, li puoi guardare direttamente. Ci vediamo sabato e spero siate molti e forza Bari.